Amici e amiche carissime, Ave Maria a tutti, ben ritrovati. Nuova puntata del ciclo di catechesi Fondersi nella Divina Volontà. Questa è la puntata numero 35 che cade nella vigilia. Già abbiamo celebrato i primi vespri, ecco, della festa dell'Annunciazione, ecco, che è una delle grandi feste della Divina Volontà, sicuramente. Ecco, in questa festa si celebra proprio, come dire, il compimento di quello che è tecnicamente chiamato il fiat redimente, cioè quell'incontro tra le due libertà del Verbo Eterno del Padre, di Maria Santissima, che si sono appunto fuse insieme in questo atto di infinito consenso, la degnazione del Verbo di Dio che scende dal cielo, annunziato dall'Arcangelo Gabriele, e la grande corrisposta di Maria Santissima Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, appunto quel fiat che ha dato avvio ed inizio alla grande opera della redenzione, che sappiamo essere stata la condizione antecedente necessaria per il ripristino del regno della divina volontà, cioè il fiat santificante, che è il fine ultimo della creazione. Gesù non si è accontentato di metterci un po' a posto, ecco, dalle ossa rotte, alquanto rotte, che avevamo dal peccato originale attuale, ma suo desiderio è condurci alla pienezza di vita che avevano i nostri progenitori prima della caduta, certamente per quanto è possibile ad una condizione dopo, no? Voi sapete che la macchina nuova è sempre una macchina nuova, insomma, no? Se una macchina ha preso un botto, un incidente da paura, un grande carrozziere, diciamo, la può far diventare come nuova, nel senso che ci vuole un occhio esperto per riconoscerla, però la macchina nuova è sempre una macchina nuova. Io, umilmente, perché poi chi può conoscere, dice il libro della Sapienza, i disegni dell'Altissimo, chi può immaginare cosa vuole il Signore e cosa ci abbia in mente, quindi cosa sarà di splendido questo regno della Divina Volontà, lo sa bene soltanto il Signore. Insomma, io da povero mortale, ecco, presumo che certamente ci sarà un bel salto di qualità, un bel ritorno, diciamo così, alla felicità delle origini, non proprio, a mio avviso, identica, proprio spiccicata al 100%, però sicuramente si starà molto meglio rispetto ad ora. Ci siamo lasciati la volta scorsa con un nuovo lungo brano, se lo ricordiamo, chi dovesse aver seguito, che era del 17 maggio 1925, sempre del 17° volume. Ci resta da leggere e commentare la seconda parte prima di andare oltre. Un brano ancora troveremo del 17° volume, stavolta più breve, ne abbiamo ancora due, oltre quello che dobbiamo concludere da meditare, poi cominceranno i brani del 18° volume. Allora, proseguo la lettura da dove ci siamo fermati la volta scorsa, che era, per chi non avesse seguito la puntata, si concludeva con quel bellissimo excursus, su quel grandissimo Ti amo, no? L'elogio del Ti amo, Luisa che comincia a sciorinare dinanzi al nostro Signore una catena, ecco, di Ti amo, andando a girare per tutta la sua vita, per la sua infanzia, e per i misteri appunto della sua vita terrena, per le opere della redenzione, eccetera. Ci siamo fermati qui e da qui riprendiamo la lettura. Ma sai che vuole questa piccola bambina? Qui parla Gesù, no, qui parla sempre lei, che quel divin volere che tanto amasti e facesti in tutta la tua vita sulla terra si faccia conoscere a tutte le creature, affinché tutte lo amino e adempiano la tua volontà come in cielo così in terra. Vuole vincerti in amore, affinché doni la tua volontà a tutte le creature. Deh, rendi felice questa povera piccina che non vuole altro che ciò che vuoi tu, che la tua volontà sia conosciuta e regni sulla terra. Ora credo che l'ubbidienza ne sarà in qualche modo contenta,
È vero che in molte cose ho dovuto fare dei salti, altrimenti non la finirei più. Il fondermi nel supremo volere è per me come una fonte che sorge. E ogni piccola cosa che sento, che vedo, un'offesa fatta al mio Gesù, mi è occasione di nuovi modi e nuove fusioni nella sua santissima volontà. Ora riprendo col dire che il mio dolce Gesù mi ha detto: Figlia mia, a ciò che hai detto sul fonderti nel mio volere ci vuole un altro appello. Quale è quello di fonderti nell'ordine della grazia, in tutto ciò che ha fatto il santificatore. Ai santificandi, qual è lo Spirito Santo? Molto più che se la creazione si addice al Padre, mentre siamo sempre uniti dalle tre divine persone nell'operare e la redenzione al Figlio, il Fiat Voluntas Tua si addicerà allo Spirito Santo. Ed è proprio nel Fiat Voluntas Tua che il Divino Spirito farà sfoggio della sua opera. Tu lo fai quando, venendo innanzi alla Maestà Suprema, dici: Vengo a ricambiare in amore tutto ciò che fa il Santificatore ai Santificandi. Vengo ad entrare nell'ordine della grazia per potervi dare la gloria di ricambio dell'amore, come se tutti si fossero fatti santi. Ed a ripararvi tutte le opposizioni e le incorrispondenze alla grazia. E per quanto è da te, cerchi nella nostra volontà gli atti della grazia dello Spirito Santificatore, per fare tuo il suo dolore, i suoi gemiti segreti, i suoi sospiri angosciosi nel fondo dei cuori, nel vedersi così male accolto. E siccome il primo atto che fa è portare la nostra volontà come atto completo della loro santificazione, nel vedersi respinto, geme con gemiti inenarrabili. E tu nella tua infantile semplicità gli dici: Spirito Santificatore, fate presto, vi supplico, vi prego, fate conoscere a tutti la vostra volontà, affinché conoscendola la amino, e accolgano il vostro primo atto della loro santificazione completa, quella la santa vostra volontà. Figlia mia, le tre divine persone siamo inseparabili e distinte, così vogliamo manifestare alle umane generazioni le nostre opere verso di loro, che mentre siamo uniti tra noi, ognuno di noi vuole manifestare distintamente il suo amore e la sua opera verso le creature. Bene, il Signore mi aiuti, perché in questo breve scorcio dell'ultima parte del 17° volume, Gesù ha messo, come dire, in campo e alla nostra attenzione tanta roba, ecco, delle cose tra l'altro abbastanza elevate, anche abbastanza delicate, su cui la nostra lingua, per quanto possa essere dotta e erudita, ecco, nel mio caso lo è un pochino, insomma, ma un pochino che si sente sempre molto poco dinanzi alla infinita grandezza di Dio, appunto, per quanto possiamo essere dotti, stiamo sempre un pochino come pesci muti, no? Allora, qui Gesù, qui lui innanzitutto esordisce manifestando, ecco, questo suo ardente desiderio che aveva già espresso nel Ti amo a Gesù, cioè che la tua volontà sia conosciuta e regni sulla terra. Luisa aveva ben compreso e profondamente credeva, per quanto mi riguarda, senza nessun dubbio a mio avviso, che c'è solo un sistema, solo uno, per uscire dalla nostra atavica condizione di miseria, di debolezza, di infermità, di
di infelicità, possiamo chiamarla come meglio preferiamo. Ecco, di una vita bruttarella, vogliamo dire così, di una vita che non decolla, che non vola, che non plana. Questo è impossibile se non regna la divina volontà su di noi, perché la volontà divina, questo chi segue le meditazioni mattutine proprio in questi giorni, ci sono stati diversi spunti su questo, non è altro che il motore della divinità, cioè ciò che mette in moto il principio e la divina essenza. Dio è amore, ci dice San Giovanni. Ecco, la divina volontà non è altro che amore in atto. E tutto ciò che fa non è altro che generare amore, dare amore, noi sappiamo benissimo, questo lo sa ogni essere uomo, ogni essere umano, tutti sanno che essere felici è uguale a essere amati, questo lo sappiamo tutti quanti. Ma di un amore non a intermittenza, non quello che ci possono dare le creature, di un amore pieno, perfettissimo, che ti faccia sentire amato al 100%, che ti ricolmi davvero di tutti i beni senza darti nessun male. Ecco, e tutto questo avviene appunto nella divina volontà. Ora, ecco, sappiamo che lui si aveva esordito questo secondo scritto, successivo al primo, dove narrava i modi di fondersi con la divina volontà. E per ottemperare all'obbedienza, quindi scendendo anche in particolari, abbiamo visto anche della sua preghiera personale ed intima, no? Ecco, dice: speriamo che questo sia abbastanza, perché non la finirei più se dovessi raccontarli tutti. E c'è un inciso che è interessante e significativo, su cui è bene tornare un istante. Il fondermi nel supremo volere è per me come una fonte che sorge. Attenzione, ogni piccola cosa che sento, che vedo, un'offesa fatta al mio Gesù, mi è occasione di nuovi modi e nuove fusioni nella sua santissima volontà. Allora, qui ci fa, Luisa ci fa comprendere come, al di là di quello che lei ci mostra, che ci fa vedere, le nostre fusioni, i nostri modi, diciamo così, di raggiungere la divina volontà, di interrelazionarci con lei, di interfacciarci, se preferiamo, con lei, di interagire con lei, di tendere all'unione e alla fusione con lei, sono frutto della nostra personale preghiera. Se parte l'amore, quindi se cominciamo a sentire, percepire, ricambiare l'amore verso Dio, diventa relativamente facile fondersi nella divina volontà e trovare i modi, sempre inediti, i modi tuoi, particolari, per farlo, quelli che Gesù si aspetta. Se questo non c'è, è chiaro che tutto diventa più difficile, no? Interessante qui, che cosa intenderà Luisa con un'offesa fatta a Gesù è un modo per fondersi? Proviamo un attimo, non lo dico subito io quello che penso, no? Proviamo un attimo, facciamo 3 secondi di silenzio. Fai mente locale. Se tu vedessi un'offesa a Gesù, se senti uno che bestemmia, come trai occasione da questa bestemmia che senti per fare un atto di fusione? Posso dire la prima cosa che mi viene in mente. Sento una bestemmia, dico: Signore, mi fondo nella tua volontà, e raggiungendo tutte quante le bocche di tutti i tempi e di tutti gli uomini, ci metto il mio ti amo, in particolare nella bocca di questo infelice che, non sapendo quello che dice, ti ha offeso. E già questo è un buon modo, insomma, di fondersi nella divina volontà. Si può, attraverso questa stessa fusione, andare a prendere tutte quante le lodi, tutti quanti gli atti di amore che la Madonna ha fatto e offrirle al Signore, sempre in riparazione di quello che si è sentito, no? Eccetera.
una piccola cosa che sento, che vedo, quando è stato, mi sa stamattina, no, ieri mattina, boh, forse stamattina, ho messo un post su Facebook dove tenevo in braccio una delle creaturine che nostro Signore mi ha mandato qui dentro questa casetta canonica di questo paesino, insomma. E non sono andato in cerca di animali, che io personalmente nella mia famiglia, per ragioni diciamo di sicurezza, c'erano sempre stati, fino a quando sono stato lì, dei cani da guardia, pastori tedeschi con cui sono cresciuto. Qui in questo paesino dove adesso sto ormai da oltre 3 anni e mezzo, l'ultimo cane che ho avuto è morto quando ero nella precedente parrocchia, non c'erano animali, sono comparse queste creature dal balcone del terrazzo, con quelle faccette tutte quante, come dire, tenere. Si capiva che avevano da mangiare, avevano un po' bisogno di mangiare, un po' bisogno anche di un minimo di attenzione, un minimo di affetto. E poi sono più mossi di qua. E sono state occasione veramente per me di studio, di studio santo, anche di andare a scoprire dei volti del divin volere in essi, perché per esempio un animale è un atto della divina volontà. Ecco perché Luisa dice: quello che sento, quello che vedo, e noi possiamo fonderci con la divina volontà. Per esempio, io adesso, mentre parlo, sto gesticolando, posso guardare la mia mano, e il prodigio di una mano. La mano è un arto meraviglioso, i collegamenti che ha col cervello, col sistema con cui si muove, no? L'espressività che ha. Guardare una mano e fare un atto di fusione, un atto di amore al Signore, è cosa normalissima per chi vive nella divina, perché noi siamo circondati dagli atti del voler divino. Se tu c'è dentro casa un micetto, può succedere che un momento che tu ti senti un po' così, improvvisamente questo viene, ti salta addosso e comincia a fare le fusa, d'accordo? Ti trasmette a modo suo amore. È lui che sta facendo questo qui. Poi è il nostro Signore che ti fa questa piccola chicca, cioè che attraverso questa peculiare modalità di manifestazione che ha dato a quell'animale, come dire, ti sta facendo, come dire, sperimentare in maniera evidentemente accidentale, come si dice, qualcosa dell'amore divino. Cioè, vivere nella divina volontà significa imparare a vivere le stesse cose che stiamo vivendo, ma in maniera differente. Cioè, il gatto che fa le fusa non è lui, ma quello è un atto della divina volontà. Io ricevo attraverso quell'essere vivente un atto d'amore di Gesù. Non è la stessa cosa, eh? Quando uno beve un bicchiere d'acqua, non è che si gode l'acqua così, ma prendo un ti amo di Gesù. Meditazione di qualche giorno fa, tu ti bevi un bicchiere d'acqua e c'hai il corpo, come dire, inondato, strapieno di infiniti fiamo dell'Altissimo, tante quante sono le molecole che sono contenute in un bicchiere d'acqua. Veramente le molecole contenute in un bicchiere d'acqua sono veramente tante. Allora, come ci si fonde con la divina volontà attraverso un bicchiere d'acqua? È facilissimo. Si mette il ti amo in quelle stesse molecole in cui c'è il ti amo di Dio per me, io di ricambio dico a Gesù mio, metto, ti offro, fondendomi la divina volontà, tanti ti amo quante sono le molecole d'acqua che tu mi concedi attraverso questa creatura che sto bevendo. Questo è. Più, capite, il nostro rapporto con Dio diventa intimo, frequente, amorevole, da amico amico, da innamorato innamorato, più queste cose aumentano.
aumentano, diciamo, anche con una certa spontaneità. Perché la vita nella divina volontà è fondamentalmente vita d'amore. Ora, detto questo, quindi, qualunque cosa che sento, che vedo, mi è occasione di nuovi modi e nuove fusioni nella sua santissima volontà. Questi sono potenzialmente infiniti, capito? Quindi, quando si vive in questo mondo non c'ha tante regole, d'accordo? Noi cerchiamo sempre, è normale questo qui, a causa della nostra fragilità, precarietà, instabilità, cerchiamo sempre dei paletti, delle regole. E in parte questo è anche giusto, è anche vero, anche il nostro Signore ce l'ha messi dei paletti e delle regole, no? Perché 10 comandamenti ce li ha dati, non è che non ce li ha dati. Ecco, però qui, sapete che io penso che la divina volontà sia una cosa molto attuale, molto, se mi si passi il termine, anche un po' alla moda, si intende in senso bene, perché noi siamo nel tempo in cui, proprio storicamente parlando, è al massimo esaltata la creatività, no? Dell'uomo, anche nella Chiesa e anche a volte, come dire, fuori luogo, ecco. Sapete, con la scusa della creatività ogni tanto si fanno degli aborti liturgici, no? Delle celebrazioni, insomma, che deve essere creativa, la mettiamo i palloncini sopra l'ambono, cose di questo genere, no? Perché bisogna essere creativi. Ecco. Certo che la creatività di per sé è una cosa bella, è un valore, purché certamente sia usata e vissuta bene. Ma se uno vuole sfogare con la creatività, ci sono delle cose dove non si può sfogare la creatività. Per esempio, nella liturgia, la creatività nel Novus Ordo ha qualche ambito di applicazione, ma sempre ristretto, sempre entro certi limiti, perché la liturgia ordinariamente non è proprio regolata dalle norme. Ma per esempio, la preghiera spontanea, quando io sono a cuore con Gesù, e lì non ci sono le norme. Posso tranquillamente, come dire, esprimermi come meglio credo. E Gesù sta tutto occhi, tutto orecchi a vedere quello che combino. D'accordo? Mentre non lo posso fare nella liturgia, perché devo avere rispetto per una cosa che è più grande di me, e non posso io, perché sono sacerdote, cambiare le formule della messa, dire: ma no, non mi piace, Signore Gesù Cristo, che hai detto i tuoi apostoli. Dico, oh mio Signore, che hai proclamato ai tuoi apostoli, ecco, vi consegno la mia pace, non come la dal mondo io la do a voi, e così io ve la lascio. Cioè, quindi stravolgendo, insomma, anche dicendo la stessa cosa, no? Ma riformulando le preghiere sulla base della mia creatività. Quello è un ambito, diciamo così, non consono di esercizio della creatività. Ma per esempio, per fondersi nella divina volontà, se uno vuole essere creativo, buon viaggio, buon divertimento, buoni sfoghi. La voglia a te, no? Ecco, poi Gesù fa, con un piccolo excursus, dove fa una piccola lezioncina di teologia trinitaria. Assicuro che la teologia trinitaria è difficilotta, ecco, perché chi di noi vorrà capezzarci qualcosa fino a quando stiamo in questo mondo, ecco, di questi che sono tre uguali e distinti, ma un solo Dio? Qui Gesù fa riferimento a quella che in teologia trinitaria si chiama la dottrina delle appropriazioni o delle attribuzioni. Perdonatemi, però purtroppo lo dice, allora, dice: nell'ordine della grazia, tutto ciò che ha fatto e farà il santificatore, qual è lo Spirito Santo? Perché? Perché l'opera della santificazione è opera della Santissima Trinità, però è attribuita come se fosse propria, anche se non è propria di lui, ma è di tutti e tre, allo Spirito Santo. Così, per esempio, la creazione è attribuita al Padre,
Cosa crediamo? Cosa diciamo nel credo? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Quindi vedete che la creazione è attribuita al Padre, no? Qui Gesù dice molto più che se la creazione si addice al Padre, la redenzione al Figlio, il fiat voluntas tua, cioè la santificazione, si addicerà allo Spirito Santo. Ora, la creazione è opera del Padre nel senso che il Figlio e lo Spirito Santo, io dicevo anche ai miei studenti quando ho fatto qualche corsetto di teologia trinitaria, dico, il Padre crea e il Figlio e lo Spirito Santo stanno a braccia conserte a guardare? No, perché il Padre crea tutte le cose per mezzo del Figlio e nello Spirito Santo, quindi la creazione è opera congiunta di tutta la Santissima Trinità, noi sappiamo che la Divina Volontà è una. Per tutte e tre le persone è la stessa, d'accordo? Quindi si muove la divina volontà, vuol dire che si muove tutta la Santissima Trinità. Così la redenzione è attribuita al Figlio, perché è il Figlio che si è fatto carne, eh? Quindi è il Figlio che è morto in croce, non è il Padre che si è fatto carne, né lo Spirito Santo che si è fatto carne. Però anche qui non è che il Figlio si è fatto carne e dobbiamo immaginare che il Padre e lo Spirito Santo sono rimasti dal cielo e facevano così a guardare sotto che stava combinando il figlio. Non è così, capiamo, no? Quindi non funziona così. Ecco, non funziona così. Quindi c'è il figlio che si incarna, però è la Santissima Trinità che opera il mistero dell'umana redenzione. Quindi il Padre e lo Spirito, pur non prendendo carne, pur non facendosi carne, cooperano e concorrono con il Figlio all'opera della redenzione, così come durante la Santa Messa, no? Si invoca il Padre che santifichi le specie attraverso lo Spirito Santo, ma questa operazione avviene ripetendo le parole che il Figlio ha pronunciato nell'ultima cena. D'accordo? Ecco, così lo Spirito Santo, sapete che lo Spirito Santo è la persona divina, che si dice che è incaricata di portare ad extra, quindi fuori della Santissima Trinità attraverso la grazia, quella che è la vita divina. Quindi se porta già la grazia santificante, che è il frutto della redenzione, figurati, porterà ancora di più il fiat santificante, che è appunto il fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. D'accordo? E quindi qui Gesù esorta a fondersi nell'ordine della grazia e quindi a fondersi nel fiat santificante. E Gesù stesso riporta un modo con cui lui sa fa questo: vengo a ricambiare in amore a tutto ciò che il santificatore fa ai santificanti, a entrare nell'ordine della grazia. Attenzione, per potervi dare la gloria e il ricambio dell'amore, come se tutti si fossero fatti santi e a ripararvi tutte le offese, le opposizioni, le corrispondenze alla grazia. E questo discorso apre a quello dei dolori dello Spirito Santo, dei gemiti dello Spirito Santo. I gemiti nel vedersi male accolto o respinto, non accolto per niente. Questo è il tema. L'abbiamo visto anche recentemente, forse addirittura stamattina, credo nella meditazione di questa mattina, il dolore di Dio. Evidentemente un'espressione che dobbiamo usare, come dire, balbettandola, pronunciandola a mezza bocca, ma Gesù ne parla del dolore nato nella divina volontà quando si vide respinta dall'uomo e quindi incapace, quindi non nelle condizioni di poter trasmettere tutto l'amore, tutta la felicità che vorrebbe dare all'uomo. Il sentirsi rifiutati, il sentirsi respinti. E qui lo Spirito sa la grazia, quante grazie sprecate. Se dovessimo scrivere un'enciclopedia di grazie sprecate, veramente non finiremmo mai di scrivere. Tant'è vero che è grande merito davanti al Signore, questo credetemi, non sprecare le grazie. E le grazie non dovremmo sprecarle. Eppure ci sono tante grazie sprecate.
tante grazie mai accolte. Questo è anche un grande mistero, perché Dio dà. E dà anche quando sa che quel dare non ne sarà fatto buon uso di quel dare. Questo è un grande mistero. Sarà sprecato, uno si chiede con la propria volontà umana, ma perché Dio dà questa cosa sapendo che quello poi la spreca? Dio dal canto suo fa quello che deve fare. Il fatto che poi qualcuno sprechi non è un problema dell'Altissimo, è un problema del destinatario. Dio dà nella misura in cui trova quel minimo di accoglienza indispensabile per poter dare, non dà solo quando trova una chiusura radicale al 100%. Però lo Spirito Santo, ci dice Gesù, questo giro di fusione dello Spirito Santificatore consiste proprio nel fare suo, fare nostro il dolore dello Spirito Santo respinto. I suoi gemiti segreti, qui dice Gesù, i suoi sospiri angosciosi nel fondo dei cuori nel vedersi così male accolto. Queste sono anche delle cose che per me e credo anche per voi sono delle rivelazioni. È vero che San Paolo parla dei gemiti dello Spirito, lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, no? Pensiamo anche a tutto quanto questo mondo inarrivabile, perché si muove fuori della nostra coscienza, nel silenzio. Qualcuno di noi ha mai sentito lo Spirito Santo che geme segretamente, che fa sospiri angosciosi perché si vede male accolto? Io no. Ma pensiamo anche a tutto quello che accade nei nostri tabernacoli, dove Gesù sembra che sia sempre muto. Ma come sappiamo, Gesù non sta muto manco per niente da là dentro. Quindi ci sono tutta quanta una montagna di operazioni. Questo ci fa anche comprendere la nostra piccolezza e la nostra miseria, che si svolgono nel nostro stato di più totale ignoranza, e che però devono essere fatti nostri nell'orizzonte della fede. Perché qui Gesù gli sta dicendo: tu non ti accorgi che lo Spirito Santo geme, soffre, sospira angosciosamente perché non è colto nei cuori. Te lo dico io, e sapendo questa cosa nell'orizzonte della fede, nelle fusioni con lo Spirito Santificatore ripara per tutte queste cose. Porta il ricambio dell'amore come se tutti si fossero fatti santi. Come mai che qua non ci stanno tanti santi? Perché non funziona lo Spirito Santo o perché non funziona qualche altra cosa? I discorsi che ho sempre, che in questi periodi, insomma, tante volte ho proposto all'attenzione dei fedeli, che tutti dobbiamo pensarci. In questo tempo di digiuno forzato dai sacramenti. Adesso il Signore ci fa fare una pausa di riflessione. Dice, beh, oh. Quanto tempo è che stai senza confessione? Quanto tempo è che stai senza comunione? Quanto tempo è che stai senza messa? Un po'. E questa storia non finirà purtroppo presto. Andrà a finire tutto bene sicuramente, d'accordo? Perché col Signore va sempre a finire tutto bene. Però molto presto, speriamo abbastanza presto, ma molto presto forse no. Allora, questo è il periodo delle sane domande, no? Con tutta la grazia che ho ricevuto, che ce n'ho fatto? Sono diventato un po' santo oppure no? Questo noi ce lo dobbiamo chiedere. O sono sempre uguale? Ho fatto buon uso della grazia che fino a quando è stato possibile il Signore mi ha donato? L'ho utilizzata bene? L'ho investita bene? L'ho trafficata bene? Sono tante piccole suggestioni. Prego di scusare la mia allergia.
non è altro, almeno a quanto pare per ora non c'è altro, è che questo periodo poi la sera c'è delle recrudescenze particolari, poi ci dovrò fare caso, perché chi lo sa, ecco, quando faccio sta catechesi l'allergia aumenta, d'accordo? Ieri c'era un'altra trasmissione su Instagram, c'era Don Leonardo risponde, non mi pare che sto tutto sto tempo con sto fazzoletto in mano, insomma, eppure anche oggi ho preso tutto lo dovevo prendere, vabbè. Concludiamo con un brano un pochino più breve, che leggiamo e che commentiamo brevemente, che è del 21 maggio 1925. Il mio amabile Gesù, come se mi volesse sollevare e raffermare nella sua santissima volontà, mi ha preso la mano nella sua e mi ha detto: figlia mia, vieni a fare il giro nella mia volontà. Vedi, la mia volontà è una, ma scorre come divisa in tutte le cose create, ma senza dividersi. Bellissima questa immagine, facciamo un commento in diretta. Scorre come divisa in tutte le cose create, ma senza dividersi. Quello di cui stavamo parlando ieri, no? Non ieri, scusate, poco fa. Guarda le stelle, l'azzurro cielo, il sole, la luna, le piante, i fiori, i frutti, i campi, la terra, il mare, tutto e tutti, in ogni cosa c'è un atto della mia volontà. Guarda i gatti, guarda i cani, gli animali che a me piacciono di più, guarda i cavalli. Ecco, in ognuno di questi. E la cosa bella è che dobbiamo... Cioè, questa è la vita nella Divina Volontà. Questi sono anche i giri famosi nella Divina Volontà, che sono anche i giri, sono anche delle forme evidentemente di fusione con la Divina Volontà, no? Andare a prendere tutte queste cose. La Divina Volontà c'è nelle stelle. E guardala. Quando guardi le stelle, guarda la Divina Volontà in atto, capisci? Quando vedi il sole, la stessa cosa. Quando vediamo le piante, questa è un'operazione bellissima. Pensate quale grande varietà di piante c'è in giro. Cioè, i figli della Divina Volontà, a mio avviso, sono dei grandi contemplatori, dei grandi osservatori. Guardano una rosa, un giglio, questi sono i fiori che mi piacciono di più, d'accordo? Un'ortensia o un'orchidea, io purtroppo non sono, io quando per grazia di Dio, adesso chi lo sa come sarà di nuovo possibile, in qualche estate io amo tantissimo passeggiare in montagna l'estate e comincio a guardarmi intorno, non ci capisco proprio, non so distinguere un pioppo da una quercia, cioè so che esiste un albero che si chiama pioppo, so che esiste un albero che si chiama la quercia, ma non li so riconoscere. D'accordo? Sono proprio ignorante, cioè, quindi guardo e guardo tutta questa varietà di piante, ma non so dargli un nome, però mi metto lì, insomma, dico, cioè, e si vede che non sono tutti uguali, che hanno ognuno la sua peculiarità, la sua specificità, no? È bellissimo quando si gira per i monti alti intravedere gli animali da bosco, no? Spettacoli unici, insomma, gli scogliattoli per esempio, gli scogliattoli sono uno spettacolo, oppure non so come si chiamano, dei piccoli cerbiatti, un paio d'anni fa durante una passeggiata, bellissimo, no? abbiamo visti, era veramente bello, sono tutti atti della Divina Volontà, in ogni cosa. C'è un atto della mia volontà e Gesù prosegue. Per esempio il mare. Il mare è bellissimo. Cioè, ma un figlio della Divina Volontà gli piace tutto. Cioè, che ti piace, il mare o la montagna? Tutti e due. Ci ti piacciono i cani o i gatti? Tutti e due. Ti piace, che ne so, ti piace il giorno o la notte? Tutti e due. Il sole o la luna? Tutti e due. Le stelle o le galassie? Tutte e due. A noi ci piace tutto. Perché dappertutto si trova il ti amo dell'Altissimo. Dice, non solo un atto della mia volontà, prosegue Gesù. Non c'è solo un atto. Ma si è rimasta come conservatrice del mio stesso atto in ogni cosa creata.
Capito? Quindi sappiamo che la divina volontà è, perché si trova in ciascuno di queste cose? Perché non soltanto le ha create, il sole come sole, la luna come luna, le stelle come stelle, la singola specie di pianta come singola specie di pianta, eccetera, eccetera, ma perché oltre che a crearla, la conserva nell'essere, cioè la divina volontà rimane, così come la divina volontà adesso sta in me, è in te che stai ascoltando, cioè io per il fatto che ci sono, quindi che vivo, possiedo due atti sicuri della divina volontà. Primo che mi ha creato e secondo che mi conserva nell'essere. Questo ce l'hanno, e questo c'è pure il diavolo, questo qui, eh. Questo ce l'ha pure il diavolo. Questi due atti, gli unici, però questi ce l'ha pure il diavolo. Perché il diavolo è un essere vivente, un angelo, che è stato creato e che dalla divina bontà è conservato nell'essere nonostante la sua malvagità. Perché Dio il male non lo fa, non annienta. Se posso permettermi di fare un pochino di pubblicità, di consigli per gli acquisti, oggi mi sono permesso di scrivere un articoletto, diciamo così, di attualità, che è un po' una meditazione sulla realtà che stiamo vivendo. E che si fonda fondamentalmente su un principio basilare. Dio il male non lo fa. Punto. Il male lo facciamo solo noi, il male lo fa solo l'umana volontà. E quello che accade in qualche circostanza, come quella che stiamo vivendo, è che Dio lascia, non è che lo fa lui, cioè non è che lui interviene, lascia semplicemente che le dinamiche distruttive poste in essere dalla libertà dell'uomo, ossia dall'umana volontà, producano le loro conseguenze. Cioè, cosa ha fatto Gesù in croce? Ho scritto in maniera, diciamo, sintetica in questo articolo. Gesù in croce, lui era innocente, lui non ha fatto nulla di male, non ha concorso a tutto il male che c'era nel mondo, ma se l'è preso tutto lui per darci la redenzione. Allora, perché, hai visto tutte quante le scene anche che fa Luisa quando dice fermo, non castigare, me ne prendo io le cose, allora Dio fa soffrire Luisa e risparmia i flagelli cosiddetti, no? Questo si trova negli scritti. Perché le conseguenze del male devono, come, cioè, sono in atto o se le prende qualcuno o ricadono su chi l'ha commesso. Ecco perché Gesù Cristo è morto in croce. Noi stiamo vivendo la Quaresima, stiamo andando verso la Pasqua. Perché qualcuno se la deve prendere quella roba lì. Ma siccome la produzione di male è continuo, cioè ogni giorno, qui c'è un letamaio, cioè infinito. Chi se lo piglia tutta quanta quella roba lì? Allora, quando gli uomini veramente esagerano, ogni tanto è necessario perché cominciano a pensare che Dio dice, allora, non lo diamo tutto a mio figlio, non lo diamo tutto alle vittime, d'accordo? Lasciamo che un pochino faccia il suo corso. Questo funziona, questo è, capito? Perché Dio il male non lo fa, dici. Perché non l'ha distrutto il diavolo? Perché distruggere un ente creato è fare il male. Questo Dio non lo fa, capito? Ecco, e che un ente creato sia diventato malvagio non è colpa di Dio, è colpa sua. E quindi Dio gli mette semplicemente un pochino di catene, perché attenzione, noi non abbiamo idea di quante catene ci abbia il diavolo, perché il diavolo mica può fare tutto il male che vuole, specialmente sul pianeta Terra, trae forza dal nostro peccato, dalla nostra umana volontà che si mette dalla parte sua, ma mica il diavolo può fare quello che vuole. Padre Pio diceva che se i diavoli potessero fare quello che volessero, ci metterebbero 10 secondi a radere al suolo il pianeta Terra, rimarrebbe altro che coronavirus, rimarrebbe un mucchio di macerie. Ok? È chiaro che il coronavirus è stato messo in giro dal diavolo, eh? Questo, è evidente questo qui, d'accordo? Altro che coronavirus, se potesse fare quello che vuole.
Dio lo fa, lo fa stare in gabbia, lo trattiene. Ecco. Perché i cattivi non fanno quello che vogliono. Fanno molto poco, anche se a noi ci sembra che facciano chissà che, e che fanno tutto quanto questo baccano. Ci sono delle dinamiche dipendenti dalle libertà delle creature. Capite? Lo sapete, adesso non voglio fare l'avvocato delle cause perse, ma il motivo, anche se c'è un sacco di gente che chiacchiera e che le chiacchiere sono sempre fatte a vanvera, ma il motivo per cui nella traduzione del nuovo missale, che a questo punto entrerà in vigore chissà quando, d'accordo, e è stata, come dire, esplicitata la traduzione italiana del Padre Nostro. Perché dire non ci indurre in tentazione, non ci indurre in tentazione è una frase evidentemente corretta, ma è da intendere dentro il contesto della teologia biblica. D'accordo? L'altro giorno mi arriva una mail e mi fa: ma Don Leonardo, come si fa a pensare che Dio indurisca il cuore del faraone? Questo si legge nel libro dell'Esodo. Allora Dio lo fa diventare cattivo? No, è che nella mentalità ebraica, e anche tra parentesi nella lingua ebraica, ci sono delle espressioni verbali che questa cosa proprio la formalizzano, il fatto che Dio sia causa prima di tutte le cose, come realmente è, non è però poi distinto in causa, come dire, diretta e indiretta, o causa intenzionale o permissiva, cioè un conto che una cosa Dio la voglia, un conto che una cosa Dio la permetta. No, per l'ebreo è tutto quanto voluto, d'accordo? E quindi, siccome la tentazione è comunque permessa da Dio, d'accordo, perché il diavolo non si potrebbe avvicinare a me se Dio non glielo permettesse, io dico non ci indurre, come, però devo stare attento, perché poi San Giacomo ha dovuto scrivere nelle sue lettere, siccome già qualcuno, guarda che Dio non induce al male nessuno, e non è che Dio tenta qualcuno, è il diavolo che ci tenta, sono le nostre cattive passioni che ci portano a essere tentati. Capite? Perché il linguaggio è sempre molto limitato, bisogna sempre molto molto attenti alle pastoie, alle dinamiche che possono diventare veramente distruttive del linguaggio, perché il linguaggio è limitato, è sempre soggetto a interpretazione. Ecco perché non bisogna poi fare, a mio avviso, le tragedie, insomma, comunque non facciamo polemiche che non è il caso. Quindi la volontà divina in ogni ente creato, in quanto principio dell'essere e della conservazione. La mia volontà non vuole restare sola nel suo atto, però, ma vuole la compagnia del tuo atto, vuole il ricambio. Perciò ti ho messa nella mia volontà affinché tu faccia compagnia agli atti miei, ed insieme con la mia volontà tu vorrai ciò che voglio io. Cioè, cosa? Cominciamo a vedere. Che le stelle luccichino? Dio vuole che le stelle luccichino. Poi, che il sole riempia di luce la terra, che le piante fioriscano, che i campi biondeggino, che l'uccello gorgheggi, che il male mormori, che il pesce guizzi. Che vi sembrano cose buone o cose cattive queste qui? Dio vuole cose buone, non vuole le cose cattive. Insomma, vorrei ciò che voglio io. La mia volontà non si sentirà più sola nelle cose create, ma sentirà la compagnia dei tuoi atti. Perciò gira per ogni cosa creata e costituisci di atto per ogni atto della mia volontà. E riconoscilo come tale. Guarda che il sole brilla, come quello che abbiamo sentito, perché Dio vuole che brilli. E ci riempi di luce la terra, se no non brillerebbe. L'uccello gorgheggia perché Dio lo fa cantare e vuole che tu senta quella cosa bella che è il canto dell'uccello e la riconosca come
atto e dono della divina volontà. Ecco perché prima facevo l'esempio dei piccoli animali domestici e di quanto è bello seguirli con attenzione e riconoscerli e riconoscere in loro appunto gli atti della divina volontà. È bellissimo. La fedeltà di un cane, l'affetto di un gatto, la potenza di un cavallo quando comincia a correre, è bellissimo. Ecco. Ma sono tutti quanti atti divini che bisogna saper cogliere come tali. Perciò agire per ogni cosa creata e costituirsi atto per ogni atto della mia divina volontà. È questo il vivere nel mio volere. Sentite che bella questa espressione. Non lasciare mai solo il suo creatore, ammirare tutte le sue opere e dargli ai suoi atti grandi, piccoli atti di creatura. Non è tanto difficile a dirsi, no? Ed è anche una cosa, come dire, più sacrosanta al mondo che mi sembra che ci sia, no? Uno che trova tutte quante queste cose belle, dagli la soddisfazione di riconoscerle come tale, di dirgli grazie, di ricambiarlo con amore e di dirglielo per te e per tutti, che ce l'ho. Ecco perché i figli della divina volontà stanno sempre contenti. Stanno contenti e non si lasciano sopraffare dall'angoscia, dall'agitazione, dal pessimismo. Neanche, mi si perdoni, frangenti drammatici. Non perché sono sciocchi, d'accordo? Ma perché sanno che il frangente drammatico, abbiamo già visto, ne abbiamo già accennato, è sotto permissione divina. E perché anche nel frangente drammatico, anche in questi giorni, il sole brilla, il vento soffia, le stelle splendono, gli uccelli cantano, le piante vivono, gli animali pure. Anzi, loro sono immuni da quello che stiamo passando noi. Gli animali non portano i virus, a quanto dicono gli scienziati, no? E dice: io non so come mi sono trovato in quel vuoto immenso di luce per trovare tutti quegli atti usciti dalla volontà di Dio, per mettervi il mio contraccambio di atto di adorazione, di lode, di amore e di ringraziamento. E poi mi sono ritrovato in me stessa. Anche qui, no? Ricordiamo come devono essere i nostri atti, come ricambiare gli atti di divina volontà di cui siamo circondati. Adorazione, lode, amore e ringraziamento. Oh, qui ci potremmo parlare un'altra ora, ma il tempo a nostra disposizione è finito. Adorazione, lode, amore e ringraziamento. Quindi pensiamo a quando stiamo dinanzi e a quando torneremo dinanzi all'atto della divina volontà per antonomasia, che qual è il più grande atto della divina volontà? Dopo l'incarnazione, l'Eucaristia. Adorazione, lode, amore e ringraziamento. Voglio vedere in quanti adorano e hanno adorato bene Gesù Eucaristia. Oggi rileggevo nello splendido testo del Cardinal Sarà, quello scritto con Benedetto XVI, lo consiglio a tutti quanti perché è veramente un capolavoro, dove rievocava anche i momenti in cui, no, non era, forse è il libro di Don Federico Bortoli, quello sulla comunione, mi ricordo, ma dove rievocavano quando Benedetto mise l'inginocchiatoio e spiegò: no, Gesù va adorato oggettivamente, qui è ora di finirla, cioè nel senso che non si può andare a fare la comunione come se uno partecipasse a un gesto sociale, che uno si alza, pia e parte. No, tu vai dinanzi a uno che lo devi dire in ginocchio, perché tu quello lo devi adorare. Non è che va a fare una cosa tanto, tanto per farla, lo devo adorare in uno spirito di lode. E poi c'è il ringraziamento. Se potessi prendere un megafono, il ringraziamento. D'accordo? Tutti quelli che non hanno mai fatto il ringraziamento, spero che nessuno di quelli che ascolta i miei interventi, perché si vede che se non lo fa è sordo, perché ne parlo tante volte, oppure non mi ascolta, d'accordo? Ma se qualcuno di quelli che mi ascoltano non ha mai fatto il ringraziamento, cominci a promettere a Gesù, da quando si ripotrà fare la comunione, guai a me, e io te lo prometto,
se quando ti ricevo in comunione non mi faccio almeno un quarto d'ora di ringraziamento. E poi vedrai come passa presto sto periodo qui. Ecco. Bene, dobbiamo concludere, perché nelle tre dirette Instagram ci sta per attappare la bocca e abbiamo finito il tempo a disposizione. Ci sentiamo la prossima settimana, Dio piacendo, la mia benedizione a tutti. Ave Maria.